Sindaco, volevo chiedere una cosa. Ieri c'è stata la visita dell'arcivescovo Battaglia ai Bipiani di Ponticelli. I cittadini chiedono risposte, chiedono insomma, nuovi alloggi, visto che c'è questo finanziamento di 2 milioni di euro, hanno paura di andare a casa e chiedono anche un suo intervento, una sua visita. Lei cosa si sente di dire? No, ma io più che intervenire, fare visite e incontrare, che è importante, dobbiamo rispondere con i fatti. E i fatti sono che finalmente, seppur con un tanto ritardo, perché hanno ragionissimo i cittadini, il finanziamento noi l'abbiamo trovato, l'ha trovato questa amministrazione, è in corso la procedura di affidamento dell'iter amministrativo per la realizzazione, per l'abbattimento e la realizzazione di nuovi alloggi. Adesso il tema più delicato è: le persone si spostano, non possono andare in mezzo a una strada, quindi trovare un alloggio provvisorio, abbattere e realizzare nuovi alloggi. Su questo ci sono le risorse economiche. Questo è l'impegno e noi per la fine del nostro mandato credo che possiamo garantire la conclusione dell'iter amministrativo per l'abbattimento dei bipiani con le risorse e l'allocazione delle persone in alloggi adeguati. Quindi è un tema che va affrontato, bene anche che l'arcivescovo abbia sottolineato l'importanza dell'affrontare questi temi che vanno di pari passo però, e questo spiega anche l'importanza del finanziamento che il Comune ha trovato, con le difficoltà straordinarie in cui si trovano i comuni. Speriamo che questo Recovery Fund diventi anche l'occasione, non per parlare di opere magari megagalattiche che non servono a nulla, ma di mettere in sicurezza il Paese, garantire quei diritti essenziali come il diritto alla casa che ancora mancano a tanti, il diritto alla mobilità, il diritto ad avere diritti. Quindi questa è veramente un'opportunità per il Paese. Siamo ancora in attesa di capire che cosa verrà finanziato, perché c'è un grande dibattito sul Recovery Fund, ma noi certezze ancora non ne abbiamo.